mezzanotte, musica e buona cucina. Questa la formula vincente di Via Romana in Festa, che è tornata ad animare l'arteria commerciale sabato 7 settembre. Ormai un appuntamento atteso da commercianti, da chi vive e lavora nella zona, capace di attrarre migliaia di famiglie aretine. Siamo all'undicesimo anno, siamo molto contenti del risultato, come sempre. Vediamo sempre un sacco di partecipazione, ringraziamo tutte le attività della strada. Ogni negozio partecipa con la sua proposta e c'è veramente un entusiasmo incredibile nel partecipare a questa festa. Vediamo che la cittadinanza risponde molto bene, per cui è una soddisfazione. Nel momento in cui c'è la globalizzazione del mondo, vediamo che ancora queste iniziative che mettono insieme le sinergie dei settori come quello del commercio, del turismo, dell'agroalimentare, dell'artigianato riescono ancora ad avere successo. La sinergia della Camera di Commercio, che funge da propulsore degli enti locali, con le varie associazioni, dà questi risultati. Questo vale non soltanto per i centri storici con i centri commerciali naturali, ma anche per questi quartieri periferici. Per l'occasione, come sempre, l'arteria commerciale si è trasformata in un'isola pedonale, lasciando così spazio a visitatori, spettacoli itineranti, ma anche stand dei mercatini. La cosa positiva è che non arreca neanche poi troppi danni alla viabilità, perché comunque si riesce a tamponare abbastanza bene, quindi una festa che funziona. Tra l'altro è strano perché è una strada ad alta percorrenza, quindi ci capita mille volte di passare di qui e poi non ti accorgi magari che ci sono delle attività commerciali che non avevi mai visto, quindi è veramente particolare. Quindi bocca al lupo comunque Via Romana e bene a Confesercenti che ha fatto questo evento.